Non si sblocca la Caci Nuoro che anche in occasione dell'ottava giornata di andata del campionato di Serie A1 di pallamano femminile ha dovuto cedere l'intera posta all'avversario di turno. Le nuoresi, opposte nella palestra polivalente all'Olimpica d'Ossobuono, hanno perso col punteggio di 30-18. In virtù dei risultati della giornata, le nuoresi rimangono all'ultimo posto della graduatoria con 0 punti. Una rotta che occorre quanto prima invertire per evitare di ritrovarsi troppo distanti dalla quota salvezza che ha 3 punti con le rivali Flavioni Civitavecchia e Alimestrino ancora alla portata delle nuoresi. A patto però che la KC vinca almeno gli scontri diretti in programma nella fase finale del girone di andata. La sfida a cui si riferiscono le immagini ha visto la formazione del coach Roberto Deiana tentare di imbrigliare le avversarie per colpire, poi confidando sulla vena realizzativa della veterana Domenica Assata, autrice alla fine di 10 reti e miglior marcatrice della gara. Ma la formazione ospite ha retto l'urto e anzi si è portata in vantaggio, chiudendo la frazione col punteggio di 14-7. Nel secondo tempo le nuoresi, spinte anche dalla voglia di invertire il trend negativo, hanno provato a ribaltare il risultato, ma le venete non si sono fatte sorprendere, hanno continuato a giocare sui livelli del primo tempo, non lasciando alle nuoresi alcuna chance per tentare una difficile rimonta. I valori tecnici e l'esperienza alla fine hanno prevalso e l'Olimpica d'Ossobuono ha lasciato Nuoro con 3 punti in più. Le nuoresi, tanti elogi per l'impegno e la voglia di superare le difficoltà oggettive, ma nessun punto in classifica. Il campionato ora rispetterà una pausa per gli impegni della nazionale. Si torna in campo il 10 dicembre, nell'occasione la Caci Nuoro affronterà in trasferta il Casalgrande Padana.